Bentornati sul mio canale per la seconda amichevole dopo la riapertura, tra virgolette, delle amichevoli settimanali, mensili, quel cavolo che è. Ho questa ora la luce dietro la schiena che mi dà questo effetto di santità, però non è molto bella da vedersi, mi sa che per la partita mi dovrò spostare. Io dico questa seconda partita, in verità è tipo la quarta intro di fila in cui dico seconda partita, perché io mano a mano, voi naturalmente vedete solo quello che pubblico sul canale, ma da quella che ho pubblicato l'ultima volta ad oggi sono già passate credo 3 o 4 partite in mezzo. Allora, questa molto probabilmente la pubblicherò indipendentemente dal risultato finale, perché credo che sia la prima partita in assoluto che faccio con squadra monocolore contro squadra monocolore, nel caso specifico squadra full blu contro squadra sul blu. Full blu, il mio avversario è Bombers, un ragazzo del nostro server di Discord. So che la sua mono blu è molto più forte della mia, perché lui dovrebbe superare i 740.000 punti, io arrivo a 716, e la mono blu delle mie tre squadre monocolori è la più debole fondamentalmente. Le altre due superano tutte e due, sia la rossa che la verde, le 740.000. La mono blu diciamo che è quella più scarsa delle tre, però non ho mai giocato con una formazione monocolore contro una formazione monocolore. So che lui ha Muller in porta, e quindi a livello di portiere purtroppo sì, è vero che Salinas non è male Salinas, però purtroppo tra Salinas e Muller sul campo c'è una discreta differenza. Spero che stasera si noti poco. Volevo provare, comunque penso di portarla lo stesso questa partita indipendentemente dal risultato, perché ripeto, è la prima che faccio mono blu contro mono blu, e voglio vedere se riesco a trovare qualcosa che possa funzionare con Muller. Di Muller online ne ho incontrati abbastanza pochi, devo dire la verità, dovuto anche al fatto che sapete che io online, a parte le amichevoli, non è che gioco tantissimo, gioco le 5 partite settimanali canoniche per smaltire, diciamo così, le missioni settimanali e basta. Però è il portiere, credo comunque il portiere più ostico del gioco, magari non il più forte a livello statistico, però secondo me sul campo è sicuramente il più ostico da affrontare per via della sua passiva. Superiore forse anche a Wakabayashi da quel punto di vista, perché Wakabayashi bene o male sai che per giocartela devi entrare in area. Con Muller questa cosa qui non serve un granché, quindi la porterò probabilmente per questo. Dai, vediamo un po' come va. Ok, fatta. A rischio di sbagliare, ho dovuto cambiare 3 volte la formazione. Non mi veniva più in mente che era la mono blu, e sì che ho registrato la presentazione tipo 27 secondi fa. Sto lapsus. Dai. Vabbè, la sua so com'è, nel senso. È la mia con quei 3 giocatori che mancano. Anche 4 giocatori che mancano, vedo. Oh, ha messo Yuki Ikimoka, come cavolo si chiama? Yakimura? Yakitori? No, Yakitori è un piatto giapponese diverso. Ah, quel Napo in panchina è quello delle serie. Consueto, impegniamoci. Non avrà la mia stessa maglia, vero? No, non credo, dai. Allora, passaggio guidato. Per me quello me lo frega, vediamo. Però provaci, dai, proviamoci. Secondo me Xiao me la prende. Mannaggia Shunko Show. Ma c'era anche uno Tsubasa in mezzo che non avevo visto. Non l'ha presa, buona. Allora, passaggio del falcone. Mettigliela un pochettino oltre ad Akai, così magari riesce ad arrivare in area.
Vediamo. Non troppo lunga però, mi raccomando. Ok, lì, fermati lì, fermati lì. Ok, chi è che è questo? Morris, boom. Vai. Sì, se ve lo state chiedendo, ho passato il tiro Raggio a Yuga delle medie. Abbiate pazienza, di Raggio ne avevo tipo, boh, 12. Non so neanche ora. Il Yuga con Raggio Shot è il secondo giocatore che ho trovato più di tutti in assoluto dopo Robson. Robson lo trovo veramente, lo trovo anche nel pacchetto delle patatine. Però... per farti usare la parata S, perché altrimenti tu usi la parata A e non ti stanchi nemmeno. Ah, la usa lo stesso. Sì, vabbè. Proprio così, in scioltezza, una 61 per parare un raggio. Va bene. Beh, che Yuga delle medie è notoriamente una pippa in veraconda. Vabbè, lui c'ha il passaggio superbo, falcia erba, coppia d'oro. Cacchio devi fare? Fai, boh, un intercetto normale. Metti che decide di fare 1-2 così per sport, ma farà il passaggio lunghissimo, credo. Coppia d'oro, dacci oggi la nostra coppia d'oro quotidiana. Era un po' che non subivo coppia d'oro. Era da... due amichevoli, quello prima non l'ha fatta. No, dai Nitta, da te mi aspettavo un po' più di cattiveria agonistica. Coppia d'oro. Tanto per cambiare. E così ha rimediato. Ah, pure. Allora, mo coppia d'oro non la fa. Così per scrupolo. Adesso coppia d'oro non la fa, perché altrimenti si stanca troppo. E cosa vuol fare? Vuole andare in porta così? Ah, la passerà all'attaccante dopo. Oh, per un pelo, l'ha sfiorata coi capelli. Vabbè, lui non tira di sicuro. Ah, se l'è voluta alzare per fare il tiro, ma ce la fa a livello di stamina? Non ce la fa a livello di stamina. Ha fatto due volte coppia d'oro di fila. Beh, che c'ha il full power attivo. Ah, forse non doveva venire palla alta, ma doveva venire a mezza altezza. Capito. Capisco. Beh, siamo al 29esimo, il full power direi che lo posso usare anch'io. Caspita, 19.000 il... Però è un po' stanco, magari ce la faccio, vediamo. Ma da quella distanza, che cosa vuoi farci la cosa? Speriamo che sia un po' troppo cotto. No, niente, neanche dorato. Io non credo. Salinas non è Muller, purtroppo. Magari fosse Muller. Devo aver sfiorato il telefono senza volerlo. Non ho fatto apposta. Vabbè, buona così. Vabbè, me l'hai restituita e non l'avevo fatto apposta. Adesso invece sì. Tiro volante guidato, dai, sono abbastanza vicino alla porta, proviamoci. Tanto lui non risente dell'angolazione, risente solo della distanza.
Avrà finito il full power lui. Ecco, questa non me l'aspettavo, sinceramente. Cosa posso fare? Margussone? Sì, ma va bene, ma se non ha segnato Yuga. Cosa vuoi? Però dai, potrei. Dai, Margussone, entra a farmi l'eroe della patria. Voglio provare sto benedetto colpo di testa della testata della testa della testina della testaggine. Questa sarà la mossa che cambia la partita. Grande Margus. Va da Margus che non sa fare un tubo, vai col contrasto, boh. Margus, tu devi stare là solo a prendere la palla di testa. Prima o poi una ti arriva, non so quando, ma prima o poi ti arriva. Sai che l'unico che può segnare a quel Muller, l'unico che può segnare a quel Muller, secondo me, è Rivaul. Avrei dovuto mettere un altro trequartista e spostare Rivaul in attacco. Ah, neanche col maestro di pronostici, col critico, nemmeno. No, bruttissima sta cosa. Ma non dovrebbe uscire il portiere per la palla così lunga? No. Nitta. Se passa è gol. Tutta la vita proprio. Bellissimo. Io lo uso pochissimo sto tiro, in verità dovevo usarlo molto di più. Proviamo. Xiao mi ferma, sicuro, però d'altra parte cosa posso fare? Mica posso tirare da lì. Era meglio se mi dava prima Xiao e poi Tsubasa, così almeno potevo provare a dribblarlo, invece così. Bellissimo. Questa dopo il tiro balenante di Raju, questa secondo me è l'animazione. Sì, ma basta, ho capito, ma non mi devi tempestare di immagini. Secondo me anche questo. Ah, questo non è il mio, è vero, questo è il samurai. Credevo che fosse come quello che c'avevo io. Eppure critico argento. Vabbè, ha tirato abbastanza da distanza. Quindi questo potrei. Ma parata una mano, te non pari niente. Te non sei Muller, te non pari niente a una mano, lascia perdere. È già buona che hai parato questa. Sì, a Oweran proprio. Però adesso c'ha il passaggio Oweran. Ok, intercettazione di Fena. Dream Duo X, proviamo. Ma come fa lui ad aver sempre il full power prima di me, che tiene la palla tre quarti del tempo rispetto a me? Com'è possibile sta cosa?
Assurdissima. Ah, adesso non me lo dai full power. Allora, contrasto del gioco di squadra, è ancora presto per attivarlo. Adesso lo devo attivare per forza perché... Da quella distanza lì... Un po' meno tiro di Tsubasa, però è anche più in forma. Tsubasa mi ha tirato che era stanchissimo eppure ha segnato lo stesso. Dammi un dorato, dai. Sto perdendo, cacchio. Almeno quando perdo. Bravo, bomberone. Ma perché me la dei sempre... Ma perché i difensori? Perché mi devi fare impostare i difensori? Ah, proviamo, rotazione arriva Ul e rotazione arriva Ul, proviamo. Niente, non riesco a passare sta cavolo di metacampo con Akai e Xiao. Sì, ho capito, basta immagini, cioè va bene, Bomber, sei forte, cosa ti devo dire? Cosa vuoi che ti dica? Ho parata una mano proprio perché tanto consumo una scemata. Ecco, dalla a uno che non è un difensore, magari. Ah, ma finalmente! A uno che non, magari che aveva anche dribbling, sarebbe stato chiedere troppo. Questo prende anche sua mamma. Ma veramente, ma questo prende di tutto. Finalmente. Quanto manca? 30 secondi. Pure a lui. Allora, seconda immaginetta della cosa. Ho subito come un devastato. E vabbè, dai, un po' me l'aspettavo, insomma, c'erano tipo 30.000 punti di differenza, però cacchio, non credevo che Salinas fosse veramente così pippa. Mannaggia, Salinas per la squadra più veramente, Salinas is the new Gino. Forse Gino Dream Collection quel tiro l'avrebbe, però vabbè, dai, 39-61. Un tiro, vabbè, e d'altra parte ce lo si aspetta anche. Ok, niente ragazzi, questa era la partita di oggi. Ho provato questo esperimento a fare una squadra full blu contro una full blu. Purtroppo la mia full blu è un pochettino quella che è. Non è andata bene, me l'aspettavo, ma speravo di riuscire a giocarmela un pochettino di più. Invece sono stato veramente schiacciato male. Ringrazio il Bomberone per aver giocato con me. Pace belli, alla prossima.